Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Femoston 2, 10, Milan Italia SRL, ultimo aggiornamento. 10 agosto 2021. Cos'ha Femoston 2, 10? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Femoston 2, 10, durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Femoston 2, 10? Femoston 2, 10 ha un farmaco a base del principio attivo estradiolo più idrogesterone, appartenente alla categoria degli estrogeni più progestinici e nello specifico preparati sequenziali estroprogestinici. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Femoston 2, 10 può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Femoston 2, 10, 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Milani Realtcare Ltd. Concessionario. Milan Italia SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe. A. Principio attivo. Estradiolo più idrogesterone. Gruppo terapeutico. Estrogeni più progestinici. Forma farmaceutica. Compresse rivestite. Indicazioni. Terapia ormonale sostitutiva, TOS, per i sintomi da carenza estrogenica in donne in postmenopausa, da più di 6 mesi. Prevenzione dell'osteoporosi in donne in postmenopausa ad alto rischio di future fratture che presentano intolleranze o controindicazioni ad altri farmaci autorizzati per la prevenzione dell'osteoporosi, vedi anche paragrafo 4.4. L'esperienza relativa al trattamento di donne oltre i 65 anni è limitata. Posologia. Femoston 2, 10 ha una TOS per uso orale da assumere secondo uno schema continuo sequenziale. L'estrogeno ha dosato continuamente. Il progesterone ha aggiunto per gli ultimi 14 giorni del ciclo di 28 giorni, in maniera consecutiva. Il trattamento inizia con una compressa rosso mattone al giorno per i primi 14 giorni seguita da una compressa gialla per i successivi 14 giorni, come indicato sul retro del blister. Femoston 2, 10 deve essere assunto continuamente senza interruzione tra le confezioni. Per iniziare e proseguire il trattamento dei sintomi postmenopausali, deve essere impiegata la dose più bassa efficace per un periodo che sia il più breve possibile, vedi anche paragrafo 4.4. In generale, il trattamento combinato sequenziale deve iniziare con Femoston 1/10. In relazione alla risposta clinica, il dosaggio può successivamente essere adattato su base individuale. Le pazienti in trattamento con un regime ciclico o sequenziale continuo devono completare il ciclo di terapia di 28 giorni per poi iniziare il trattamento con Femoston 2, 10. Le pazienti che provengono da un'altra terapia combinata continua possono iniziare il trattamento in qualsiasi momento. Se si ha dimenticato di assumere una dose, si deve assumere la compressa dimenticata prima possibile. Se sono già trascorse più di 12 ore, si deve continuare con la dose successiva senza assumere la compressa dimenticata. La probabilità di sanguinamento interciclo o spotting può essere aumentata. Femoston 2, 10 può essere somministrato indipendentemente dall'assunzione di cibo. Popolazione pediatrica. Non ci sono indicazioni pertinenti per l'uso di Femoston 2, 10 nella popolazione pediatrica. Controindicazioni. Cancro della mammella accertato, pregresso o sospetto. Neoplasie estrogeno dipendenti accertate o sospette, ad esempio. Cancro dell'endometrio. Sanguinamento genitale di origine non accertata. Iperplasia endometriale non trattata. Tromboembolismo venoso pregresso o in atto. Trombosi venosa profonda. Embolia polmonare. Disturbi trombofilici noti, ad esempio. Carenza di proteina C, di proteina S o di antitrombina, vedi paragrafo 4.4. Patologia tromboembolica arteriosa attiva recente, ad esempio. Angina, infarto miocardico, epatopatia acuta o storia di epatopatia, qualora gli indici di funzionalità epatica non si siano normalizzati. Porfiria, ipersensibilità nota ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Per il trattamento dei sintomi postmenopausali la TOS deve essere iniziata solo in presenza di sintomi che influiscano negativamente sulla qualità di vita.
si deve comunque effettuare almeno ogni anno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati eseguiti studi sulle interazioni. L'efficacia di estrogeni e progestinici può essere ridotta. Il metabolismo degli estrogeni e dei progestinici può essere aumentato dall'uso concomitante di sostanze, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Femoston 2, 10. Insieme ad altri farmaci come Eurosaurantina Euro, Euroscarbamazepina Ega Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosfenitoina Icma Euro, Eurosgamibeta Complexa Euro, Eurosgardinalea Euro, Eurosluminale Compressa Euro, Eurosmisolinea Euro, Eurosnervaxona Euro, Eurosnevirapina Milana Euro, Eurosnevirapina Sandoz Euro, Eurosnevirapina Teva Italia Euro, Eurosnevirapina Teva Euro, Eurosoxcarbazepina Technigen, compresse rivestite a Euro, Eurostegretula Euro, Eurostolipa Euro, Eurosviramonea Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Femoston 2, 10 durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Femoston 2, 10 durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Femoston 2, 10 non ha indicato in gravidanza. Se si instaura una gravidanza durante la somministrazione di Femoston 2, 10, il trattamento deve essere interrotto immediatamente. Non vi sono dati adeguati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Femoston 2, 10 non altera la capacità di guidare veicoli e barra usare macchinari. Effetti indesiderati. I più comuni effetti indesiderati riscontrati in pazienti trattate con estradiolo barra idrogesterone durante studi clinici sono cefalea, dolore addominale, dolore barra dolorabilità mammaria e dolore alla schiena. Nel corso di studi clinici, N uguale 4929, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sia l'estradiolo, sia l'idrogesterone sono sostanze con bassa tossicità. In caso di sovradosaggio possono verificarsi sintomi quali nausea, vomito, dolorabilità mammaria, capogiro, dolore addominale, sonnolenza barra affaticamento e ritardo del ciclo mestruale. È improbabile che si renda necessario un trattamento specifico o sintomatico. Popolazione pediatrica. Questa informazione è applicabile anche nel caso di sovradosaggio nei bambini. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Apparato urogenitale e ormoni sessuali, progestinici ed estrogeni, preparati sequenziali. Il codice ATC AG03FB08. Estradiolo. Il principio attivo, 17I, estradiolo sintetico, achimicamente e biologicamente identico all'estradiolo endogeno, proprietà farmacocinetiche. Estradiolo. Assorbimento. L'assorbimento dell'estradiolo dipende dalla grandezza delle particelle. L'estradiolo micronizzato ha rapidamente assorbito dal tratto gastrointestinale. La seguente tabella fornisce i valori farmacocinetici medi allo stato stazionario di dati preclinici di sicurezza. Non vi sono dati preclinici di sicurezza nella popolazione di riferimento rilevanti per il prescrittore in aggiunta rispetto a quelli già descritti in altri paragrafi del riassunto delle caratteristiche del elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Lattosio monoidrato, ipromellosa, amido di mais, silice colloidale anidra, magnesio stearato. Rivestimento della compressa. Formulazione. Colore della. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Femoston 2, 10 a base di estradiolo più di idrogesterone sono Femoston L1. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.